Buonasera a tutti, anche oggi facciamo questa Via Crucis, la faremo seguendo le meditazioni e le preghiere che i ragazzi del gruppo giovanile di questa parrocchia hanno composto per la Via Crucis che abbiamo fatto nelle vie del quartiere l'anno scorso. È un modo questo per pregare assieme a loro che l'hanno composti, i nostri giovani, e per pregare per loro che anche se non li vediamo, anche se siamo distanti, sono sempre molto vicini a noi e loro lo sanno. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio nostro Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi e con il tuo Spirito. Cari fratelli e sorelle, questa sera ci ritroviamo a percorrere i momenti più toccanti e significativi della passione del Signore nostro Gesù Cristo. Mediteremo sull'estrema sofferenza di Cristo per la redenzione dei nostri peccati. Ripercorreremo queste tappe come fecero dal XV secolo, quando fu istituita. La Via Crucis si può definire in tre modi principali: pio esercizio, cammino e scuola. Come un vero e proprio esercizio in palestra, che è un aiuto per il nostro corpo, così la Via Crucis è un aiuto per lo spirito, per aumentare la pietas, ossia la nostra devozione verso Dio. È un cammino, come dice il nome stesso, è un percorso composto da stazioni, ognuna delle quali ci aiuta a capire, passo dopo passo, le sofferenze di Cristo, espressione del suo amore per ognuno di noi. Infine la possiamo definire una scuola, perché ci educa a pensare e a sentire alla luce dell'amore di Dio. Questa sera proveremo a immedesimarci nel vero Calvario di Cristo, uniti alla sua passione. Chiediamo la grazia di partecipare alla sua Pasqua. Prima stazione, Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Pilato, riuniti i sommi sacerdoti, le autorità e il popolo, disse: ma avete portato quest'uomo come sobillatore del popolo. Ecco, l'ho esaminato davanti a voi. Non trovo in lui nessuna colpa di quelle di cui lo accusate. E neanche Erode, infatti, ce lo ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Perciò, dopo averlo severamente castigato, lo rilascerò. Ma essi si misero a gridare tutti assieme: a morte costui! Dacci libero Barabba. Questi era stato messo in carcere per una sommossa scoppiata in città e per omicidio. Pilato parlò loro di nuovo volendo rilasciare Gesù, ma essi urlavano: crocifiggilo, crocifiggilo. Ed egli per la terza volta disse loro: ma che male ha fatto costui? Non trovo in lui nulla che meriti la morte. Lo castigherò severamente e poi lo rilascerò. Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso. Le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta fosse eseguita. Rilasciò colui che era stato messo in carcere per sommossa e omicidio e che essi richiedevano, e abbandonò Gesù alla loro volontà. Parola del Signore. La condanna è sempre un grande mistero, questa condanna di Cristo. La folla che grida, l'indecisione del governatore, la scelta tra Cristo e Barabba sembrano cose che non ci riguardano, che ci sono lontane. In realtà ci sono molto, molto vicine. In questa condanna c'è il mistero di tutte le volte che noi ci lasciamo trascinare, tutte le volte che siamo indecisi, di tutte le volte che scegliamo il male. Oggi seguire la croce di Cristo vuol dire mettersi di fronte a questo mistero, chiedere perdono per tutte le scelte con la quale abbiamo condannato Cristo, condannando senza appello i nostri fratelli, o condannando noi stessi, che anche è un esercizio che tante volte ci riesce molto bene. Preghiamo. Gesù dolcissimo, ti preghiamo perché ti chiediamo perdono
prostrati innanzi a te per aver dispezzato i tuoi comandamenti, averti ripudiato, rinnegato, lasciato solo. Sii il re di coloro che vivono nell'errore. Concedi ai popoli la pace che tu solo sai donare. Inondaci del tuo amore che non abbiamo saputo custodire. Sia lode a te, da cui viene la nostra salvezza, irrevocabile nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, amore mio, quanto mi hai amato, quanto mi hai amato. O Gesù, amore mio, quanto mi hai amato, quanto mi hai amato. Seconda stazione, Gesù è caricato dalla croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la corte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e intrecciata una corona di spine gliela posero sul capo con una canna nella destra. Poi, mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano: salve re dei giudei, e sputandogli addosso gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo. La notazione che fanno gli evangelisti, che la tradizione accoglie, del Signore che è caricato della croce, ha dietro di sé tutta un'altra serie di azioni tremende, di disprezzo, di violenza. Il Signore non ci ha amato per scherzo, questo è molto importante. Il fatto che i discepoli, che gli evangelisti insistono con tanti particolari su questa passione del Signore è un segno molto importante. Cristo non ci ha amato per scherzo. E tante volte questo lo dimentichiamo. Facciamo come questi soldati del governatore: rendiamo la redenzione di Cristo una burla o un teatro. Allora la Via Crucis ci mette davanti a tutta la verità del nostro peccato, che distrugge, che ridicolizza, che spoglia, e tutta la verità della salvezza, della redenzione, che ricostruisce, che dà onore, che riveste di grazia. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo perché ogni volta ti carichi la nostra croce quando noi non siamo pronti a sopportare il peso delle sofferenze e dei peccati. Tu sei il re dei re e sulla via del Calvario hai lasciato che altri ti sputassero addosso, ti spogliassero delle tue vesti, ti oltraggiassero, diventando per loro un re da burla, ma per noi sei l'unico salvatore. Amen. O Gesù, amore mio, quanto mi hai amato, quanto mi hai amato. O Gesù, amore mio, quanto mi hai amato, quanto mi hai amato. O Gesù, da me tu hai preso la morte e il peccato, perché io prenda da te tutto te stesso, tutto te stesso a me ti sei donato. Terza stazione, Gesù cade per la prima volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal libro del profeta Isaia: egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà la salvezza si è abbattuto su di lui, per le sue piaghe siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità
di noi tutti. La tradizione ci ricorda queste tre cadute del Signore Gesù Cristo, e tre cadute, e tante volte ne abbiamo parlato in questa Quaresima. Che cosa vogliono dire? I nostri ragazzi, commentando queste tre cadute, hanno immaginato che rappresentassero le tre grandi età della vita, i peccati delle età della vita. Il primo, quello della giovinezza, cioè i peccati che si fanno per inesperienza, per curiosità, per poca conoscenza di sé e del mondo. Alcune volte sembra che il mondo ci dica che sono peccati quasi necessari. Il male non è mai necessario, sapete. Peccare o non peccare non è mai la stessa cosa. Ma è vero che, se è vero che cadiamo a tutte le ore della vita, così è vero che la redenzione di Cristo è a tutte le ore della vita, che il Signore non ci disprezza nei peccati della nostra giovinezza. O Gesù, in questo momento della nostra vita, il più difficile delle tre età, la giovinezza, aiutaci a non cadere nelle tentazioni del mondo. Aiutaci a restare sulla tua via, una via fatta d'amore, di gioia e di salvezza. Ti preghiamo per i giovani che non ti conoscono, fa che possano accogliere la tua chiamata e cadere nel tuo amore. O Gesù, amore mio, quanto mi hai amato, quanto mi hai amato. O Gesù, amore mio, quanto mai amato, quanto mai amato. Quarta stazione. Gesù incontra sua madre. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori, e a te una spada trafiggerà l'anima. Partì dunque con loro e tornò a Nazareth, e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. Questa stazione ci invita a contemplare il cuore della Vergine Maria, questo cuore che da una parte è spezzato da questa sofferenza indicibile, dall'altro è consolato da questa parola che conserva nel cuore. Allora, guardate, oggi possiamo anche noi chiedere questa grazia. Signore, questo è il momento più drammatico della vita della Vergine Maria. E in questo momento così drammatico convivono in lei, nel suo cuore, due forze. Questo cuore spezzato e al contempo consolato. Nella vita cristiana si può essere così, sapete, spezzati ma consolati. Preghiamo. Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, insegnaci a sostenere il nostro sguardo davanti alla morte, come tu hai fatto davanti al Calvario del tuo Figlio. Tu, nell'ora della croce, nell'ora della notte più buia del mondo, sei diventata la madre dei credenti. Aiutaci ad affidarci a Dio nei momenti più difficili e dubbiosi della nostra esistenza. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Quinta stazione. Gesù è aiutato da Simone di Cirene. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Allora costrinsero un tale che passava, Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. Condussero dunque Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli offrirono vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Ormai sono tanti venerdì che ci fa compagnia questa figura così interessante, così simpatica, Simone di Cirene. Abbiamo detto tante cose su di lui, è il santo protettore del quotidiano, di chi fa del bene senza clamore,
di chi accompagna per un breve tratto la sofferenza degli uomini. Quanti, Simone di Cirene, nella nostra vita abbiamo incontrato persone che ci hanno fatto del bene da piccoli e che poi magari abbiamo dimenticato. Questa stazione possa essere un momento di gratitudine globale, complessiva, per tutti coloro che ci hanno fatto nascostamente e silenziosamente del bene. O mio Gesù, eccomi in questa notte, ti prego in silenzio davanti a te. Non avevo più forze per reggere la croce nella debolezza del tuo essere uomo come noi, re e uomo, di essere uomo come noi. Ed ecco un uomo, Simone di Cirene, ignaro e inconsapevole, che si fa carico del tuo peso. Tu, o Signore, rendici tuoi compagni per sempre. Amen. O Gesù, amore mio, quanto mi hai amato, quanto mi hai amato. O Gesù, amore mio, quanto mi hai amato, quanto mi hai amato. O Gesù, da me tu hai preso la morte e il peccato, perché io prenda da te tutto te stesso. Tutto te stesso a me ti sei donato. O Gesù, amore mio, quanto mi hai amato, quanto mi hai amato. Sesta stazione. La Veronica asciuga il volto di Gesù. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Salmo 27. Il mio cuore mi dice da parte tua: cercate il mio volto. Io cerco il tuo volto, Signore. Non nascondermi il tuo volto. Non respingere con ira il tuo servo. Tu sei il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Anche in questa stazione una grande amica di questa Quaresima, che è la Veronica. Abbiamo detto tante volte, quando gli uomini sembrano scappare o essere travolti dalla brutalità, dal clamore, dal desiderio del sangue, c'è una donna che, siccome ha portato in sé la vita, riconosce quando questa vita è fragile. Diceva Giovanni Paolo II che questo è il genio femminile: chinarsi sulla vita quando essa è più fragile. E gli fa un gesto pieno di gentilezza, di cortesia, di amore, un gesto non risolutivo, no? Perché gli asciuga il volto, non risolve il peso che gravava sulle spalle, il dolore della flagellazione, dell'incoronazione di spine, non risolve, ma allevia, è un piccolo segno d'amore. Quante volte nella vita possiamo decidere se ribellarci contro ciò che non possiamo risolvere, o fare un piccolo gesto d'amore che alla fine cambia le giornate, cambia l'umanità, porta un po' di paradiso in una giornata che sembra un inferno. O Gesù, mostraci sempre il tuo vero volto, affinché tu possa imprimere nella nostra mente, nel nostro cuore, la tua santissima passione. Rendici come la Veronica, icona vera del tuo volto, che umilmente ha riconosciuto il tuo amore verso il suo popolo. Amen. O Gesù, amore mio, quanto mi hai amato, quanto mi hai amato. O Gesù, amore mio, quanto mi hai amato, quanto mi hai amato. O Gesù. Settima stazione. Gesù cade per la seconda volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dalla prima lettera di Pietro. A questo siete stati chiamati,
perché Cristo patì per voi lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato, non si trovò inganno sulla sua bocca. Insultato non rispondeva con insulti, maltrattato non minacciava vendetta, ma s'affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Ecco i peccati, la seconda caduta, i peccati ripetuti, i peccati di cui non abbiamo più come scusa la giovinezza o l'inesperienza, ma in cui volontariamente, pervicacemente ricadiamo. Oggi mi chiedeva un amico: Don, ma io posso avere un'altra opportunità? Ecco, questa seconda stazione ci dice proprio questo, che sì, si può avere sempre un'altra opportunità. Preghiamo. Signore, ti preghiamo per tutti gli adulti. Aiutali ad essere un esempio nella società. Donagli la forza di portare la tua testimonianza ovunque loro siano, perché riescano a educare la società con i veri valori della fede. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ottava stazione. Gesù incontra le donne di Gerusalemme che piangono su di Lui. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto, facevano lamenti su di Lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stessi e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili e i grembi che non hanno generato, le mammelle che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e ai colli copritici, perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco? Questa parola alle figlie di Gerusalemme, cioè alle figlie della Chiesa, è una parola piena di mistero. Queste donne probabilmente non l'hanno compreso come non l'abbiamo compreso noi. Queste parole profetiche sui colli che cadono, sulle sterili che non hanno partorito, su il legno verde e il legno secco, sono immagini molto forti che non riusciamo bene a focalizzare. Queste donne hanno capito una cosa sola, che il loro posto era stare lì, era in qualche modo partecipare a questo grande evento, mostrare, anche se da lontano, amore per Cristo. E hanno capito un'altra cosa, che quando cadono i colli, quando il legno secco improvvisamente prende fuoco, Cristo non ci abbandona. È l'intuito che da secoli accompagna, sorregge la fede forte delle persone sconosciute e umili. Può procrollare il mondo, ma Cristo non crolla la sua croce, rimane ferma mentre tutto l'universo sembra essere alla deriva e disorientato. Signore Gesù Cristo, hai percorso la strada del Golgota perché ti seguissimo. Il nostro pianto ci mette a confronto con il nostro destino, che è la nostra morte. Vi preghiamo affinché riusciamo a lasciarci alle spalle tutto ciò a cui in questa vita triste ci aggrappiamo. O Gesù, non lasciarci sprofondare nella morte, ma attraverso questa conducici verso la vera vita. Amen. O Gesù, amore mio, quanto mi hai amato, quanto mi hai amato. O Gesù, amore mio, quanto mi hai amato, quanto mi hai amato. O Gesù, nona stazione, Gesù cade per la terza volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Dal libro delle Lamentazioni. È bene per l'uomo portare il giogo fin dalla giovinezza. Sieda costui solitario e resti in silenzio, perché egli glielo ha imposto. Cacci nella polvere la bocca. Forse c'è ancora speranza. Porga a chi lo percuote la sua guancia, si sazi di umiliazioni, poiché il Signore non rigetta mai, ma se affligge avrà anche pietà, secondo la sua misericordia. Terza stazione, nona stazione, terza caduta del Signore sono i peccati dell'età adulta, della tua anziana, della fine della vita. Peccato più grande è guardarsi indietro intorno con amarezza, con cinismo, senza riconoscere i doni, i benefici che il Signore ci ha dato, la possibilità ancora di lodarlo, di essere amato e di amare. In fondo questa è la più grande ricchezza, quella che nessuno ci può togliere, la possibilità di essere amato e di amare. Chiediamo per tutti quanti noi che quando sentiamo che abbiamo poca vita, non ci aggrappiamo ad essa con cinismo, tenendola solo per noi, ma nella misura in cui vediamo che abbiamo poca vita, poco fiato, poco tempo, possiamo donare vita, donare fiato, donare tempo. Signore Gesù, ti preghiamo per tutti i nonni e gli anziani. Fa sì che il tuo amore continui ad ardere nei loro cuori, che siano per noi testimonianza della tua presenza. Ti preghiamo per tutti coloro che stanno affrontando la malattia, non abbandonarli e inondali sempre con il tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. O Gesù, amore mio, quanto mi hai amato, quanto mi hai amato. O Gesù, amore mio, quanto mi hai amato, quanto mi hai amato. O Gesù. Decima stazione. Gesù è spogliato delle sue vesti. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Salmo 22. Posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano e mi osservano. Spartiscono tra loro le mie vesti, tirano a sorte la mia tunica. Ma tu, Signore, non allontanarti. Tu che sei mia forza, affrettati a soccorrermi. Ecco l'estrema spoliazione, quando veramente non si ha nulla, nessuna difesa, nessuna dignità, nessuna capacità, nessuna via di uscita. Il Signore Gesù Cristo ha voluto, nella sua passione, toccare questo fondo, la totale spoliazione, la povertà di progetti, di futuro, di difese. Noi abbiamo tanto paura del giorno della spoliazione. Sappiamo, questa stazione ci dice che nel giorno della nudità, della spogliazione, della vergogna, non siamo soli, perché su quel gradino estremo, incontriamo Cristo. Cristo Gesù, abbi pietà di noi. Speriamo sempre nel tuo aiuto divino, perché nella nostra nudità possiamo essere amati da te, come tu, nudo e nel dolore, sei stato amato dal Padre tuo. Cristo Gesù, ricordati di noi. Amen. O Gesù, amore mio, quanto mi hai amato, quanto mi hai amato. O Gesù, amore mio, quanto mi hai amato, quanto mi hai amato. O Gesù, da me tu hai preso la morte e il peccato, perché io prenda da te tutto te stesso a me ti sei donato. O Gesù, amore mio, quanto mi hai amato, quanto mi hai amato. Undecima stazione, Gesù è inchiodato sulla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Al di sopra del suo capo posero la motivazione scritta della condanna: questi è Gesù, il re dei giudei.
Insieme con lui furono crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. E quelli che passavano di là lo insultavano scuotendo il capo e dicendo: «Tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso. Se sei il figlio di Dio, scendi dalla croce». Anche i sommi sacerdoti con gli scribi e gli anziani lo schernivano: «Ha salvato altri, non può salvare se stesso. E il re di Israele, scenda ora dalla croce e noi gli crederemo». È in questo mistero, in questa stazione nella quale vediamo il Signore inchiodato alla croce, c'è qualcosa di profondissimo. L'uomo inchioda il suo creatore, è una cosa immensa. Sapete che quando nella Rivoluzione francese il popolo rifiutò il re e poi lo fece ghigliottinare, fu uno shock nell'Europa, non si poteva immaginare che i sudditi si ribellassero contro il loro re e alzassero contro di lui la mano. Pensa, se questo fu uno shock, quanto maggiore può essere questo di un uomo, l'uomo che inchioda il suo creatore. È una cosa immensa. Noi ormai siamo abituati a vedere il nostro Dio inchiodato. Sapete che il Signore risorto apparirà ai suoi discepoli portando i segni della passione, cioè che questo gesto è un gesto eterno, trasformato rimane nel corpo di Cristo, ma eterno. Cioè il nostro Dio è un Dio che per amore si lascia ferire. Questo ci dice questa stazione. Tu, unico Signore, che hai patito per noi, aiutaci a non fuggire dalle sofferenze, ma rivolgerci a te per prendere la tua mano e camminare assieme verso la tua gloria. Signore, non ci abbandonare. Amen. O Gesù, amore mio, quanto mi hai amato, quanto mi hai amato. O Gesù, amore mio, quanto mi hai amato, quanto mi hai amato. O Gesù. 12ª stazione. Gesù muore sulla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dall'ora sesta fino all'ora nona si fecero tenebre su tutto il paese. Verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: «Eli, Eli, lema sabachthani», cioè: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» E alcuni tra i presenti, udito questo, dicevano: «Costui chiama Elia». E in quell'istante uno di loro corse, prese una spugna, la inzuppò d'aceto e infilatala in cima a una canna gli dava da bere. Ma gli altri dicevano: «Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo». E Gesù, avendo gridato di nuovo a gran voce, rese lo spirito. Signore Gesù, davanti al tuo corpo straziato dalla sofferenza e dall'agonia, ti chiediamo perdono. Le nostre debolezze hanno costruito la tua croce. I nostri peccati ti hanno condannato a una morte orribile, ma tu non hai smesso di riversare il tuo amore su di noi. Hai scelto di seguire la volontà del Padre. Rendendoti umile, sei diventato ultimo. Non ti sei difeso. Hai lasciato che ti umiliassero e ti crocifiggessero. Proprio nella tua discesa si trova la tua salita. E innalzato sulla croce ti ammiriamo, Re del mondo. Nell'ora della tua morte aspettiamo la luce nelle tenebre, il conforto nella paura, la consolazione nella speranza. Ancora una volta, Signore, attendiamo con speranza la tua vita. Ancora una volta attendiamo con fede la tua Pasqua. Aiutaci a credere con coraggio nel momento del bisogno e a superare i dubbi e le incertezze che ci tengono lontani dalla gioia del tuo amore. Amen.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Tredicesima stazione, Gesù è deposto dalla croce e consegnato alla madre. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Era il giorno della preparazione e i giudei, perché i corpi non rimanessero in croce durante il sabato, era solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate le gambe e portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe al primo e poi all'altro che era stato crocifisso insieme con lui. Venuti però da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito uscì sangue ed acqua. Questa stazione contempliamo il Signore che è consegnato di nuovo a sua madre. In questo mistero della pietà, quest'uomo che torna tra le braccia di sua madre dopo aver compiuto la volontà del Padre. È un mistero di immenso dolore e di altrettanto amore. Preghiamo in questa stazione per tutti coloro che si prendono cura del corpo straziato di Cristo, per chi ha un anziano in casa, chi ha un bambino con difficoltà, chi porta avanti una gravidanza difficile. Preghiamo per coloro, per i medici, per gli infermieri, per coloro che stanno dando la vita per i malati in questi giorni, perché possano attingere da questo mistero la forza per il lavoro che stanno facendo e la speranza per farlo ancora meglio. Signore Dio, nell'oscurità della morte vieni accolto nuovamente dal grembo di tua madre. Donaci una fedeltà che resista nello smarrimento, come quella di Maria che non scappa e sceglie di offrirsi al proprio figlio. Abbi pietà di noi, accoglici nelle tue braccia materne, quando nella morte rinasceremo a nuova vita. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Quattordicesima stazione, Gesù è deposto nel sepolcro. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Sopraggiunta ormai la sera, poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe di Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anche lui il regno di Dio, andò coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, lo interrogò se fosse morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Allora, comprato un lenzuolo, lo calò giù dalla croce e, avvoltolo nel lenzuolo, lo depose in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare un masso contro l'entrata del sepolcro. Le ultime cose che si possono fare dinanzi a un corpo senza vita è fare come fanno le donne, cioè ungerlo con profumi, fare come fa Giuseppe d'Arimatea, cioè dargli un sepolcro e ricoprirlo con un lenzuolo. Non c'è altro da fare né altro da aspettare. A tutti quanti noi l'esperienza ci ha insegnato questo. Non sappiamo, non sapevano le donne, non sapeva Giuseppe d'Arimatea, che quei gesti che loro hanno compiuto diventeranno eterni e si trasformeranno. Il profumo, infatti, portato dalle donne, che doveva servire per impedire un po', per la decomposizione, nel mattino di Pasqua, infatti, verrà irradiato in tutto l'universo, in tutto il mondo, il profumo, il buon odore della vittoria di Cristo sulla morte. Il telo che Giuseppe d'Arimatea compra ancora oggi è custodito con amore e per tanti di noi è un segno che ci aiuta nella fede, è la Sacra Sindone. Quella pietra che è rotolata del sepolcro doveva essere l'ultima parola della vita di un uomo, seppur virtuoso, seppur buono, seppur
amato da tanti comunque un uomo, quella pietra che doveva essere l'ultima parola diventerà tra pochi giorni la sede da cui l'angelo seduto su quella pietra darà la prima parola. È risorto, non è qui la prima parola della vita nuova. Allora chiediamo al Signore, conserviamo nel cuore gli ultimi istanti, l'ultima parola, gli ultimi gesti, ma non sono quelli, sono ultimi, ma non definitivi. C'è una nuova parola, un nuovo tempo, una nuova vita che la Pasqua di Cristo ricomincerà. Preghiamo in questa concludendo questa Via Crucis per tutti i ragazzi, i giovani che hanno scritto questi testi, che sono bellissimi, vero? E non so, adesso sicuramente non si saranno messi a rivedere sta Via Crucis sicuro a palla, però comunque noi preghiamo uguale per loro, sono nel nostro cuore, ma sarebbe poco dire che sono nel nostro cuore, sono nel cuore di Cristo, e preghiamo perché possano guardare ogni giorno la loro vita alla croce come la sorgente di ogni speranza. Per questo concludiamo con questo inno antico che la Chiesa fa, chiamando la croce fonte di ogni speranza. O croce, indicibile amore di Dio, croce, salvezza eterna, sostegno dei giusti, luce dei cristiani. O croce, per te sulla terra Dio si è fatto schiavo, per te nel cielo l'uomo si è stato fatto re, per te la luce vera è sorta, la notte fu vinta. Sei una scala per cui l'uomo sale al cielo, sii sempre con noi tuoi fedeli, colonna e ancora, sostieni la nostra casa, conduci la nostra barca. Nella croce sia salda la nostra fede, in essa si prepari la nostra corona. E su tutti voi che avete partecipato a questo sacro rito, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. O Gesù, amore mio, quanto mi hai amato, quanto mi hai amato. O Gesù, amore mio, quanto mi hai amato, quanto mi hai amato. O Gesù, da me tu hai preso la morte e il peccato, perché io prenda da te tutto te stesso. Tutto te stesso a me ti sei donato, o Gesù, amore mio, quanto mi hai amato, quanto mi hai amato.